la libertà è l'emblema di tutto l'uomo. Ecco perché io credo che uno dei fattori che ha indebolito la proposta cristiana a partire dalla modernità è che non è sempre stata capace di parlare alla libertà dell'uomo. E quindi è come se le nostre comunità di tutti i tipi dovessero ritrovare questa capacità di testimoniare, di documentare che Gesù ha parlato alla libertà dell'uomo. Se mi seguite sarete liberi e sarete liberi davvero. Ovviamente è comprensibile per certi versi, anche se non giustificabile, che in un mondo plurale e complesso come il nostro ci possono anche essere equivoci sulla libertà e si possono quindi, come già diceva Eliot, inseguire gli idoli di oggi, potere, il sesso, il denaro, eccetera. Ma anche di fronte a queste riduzioni noi abbiamo una sola carta da giocare, testimoniare che questi, tra virgolette, idoli alla fine non spengono la sete dell'uomo. E la sete dell'uomo è la sete di infinito, è in ultima analisi il desiderio di Dio, come già diceva la grande teologia medievale. Bisogna che i cristiani pongano questo fattore, ripeto, all'interno delle realtà quotidiane che l'uomo vive, gli affetti, il lavoro, il riposo, il dolore, la morte, la gioia, la bellezza di sposarsi, di generare figli, eccetera, eccetera. Lì dentro, che è un terreno che accomuna tutti gli uomini anche in una società plurale in cui ci sono visioni diverse, no? In cui, come dice la parola, in contro c'è anche un elemento di contro. Questo è il punto su cui dobbiamo domandare allo Spirito la forza di una ripresa, perché l'avvenimento di Cristo, se diventa un faccia a faccia con Lui, se diventa un desiderio del suo volto, lo si può annunciare in qualunque epoca. Noi perdiamo troppo tempo a lamentarci che il passato era meglio e chissà cosa sarà il futuro, facciamo delle analisi articolate che sono giuste di quel che è successo nella modernità, ma il Vangelo, nella sua straordinaria potenza di semplicità e di intelligenza della realtà, è lì a mostrarci che si tratta di un rapporto con questo uomo singolare che è il Figlio di Dio. Si tratta di un rapporto che cambia tutti gli altri rapporti e che dà un gusto alla vita e ci rende persino capaci di superare i nostri limiti e di chiedere perdono ai nostri peccati. In questo senso io credo che il cristianesimo oggi debba semplificarsi. Dobbiamo ritornare a questa semplicità evangelica, non inventando strategie, ma annunciando Cristo in tutti gli ambienti dell'umana esistenza. È come se avessimo lasciato involontariamente Cristo alle spalle come un fattore ispirativo e non come il cuore della nostra vita e della nostra proposta. L'aver lasciato in secondo piano l'annuncio di Cristo come vivente verità e verità personale che risponde al desiderio profondo di ogni uomo di trovare un senso per la vita, cioè un significato per il vivere e una direzione di cammino. Mi ha sempre impressionato vedere come i nostri fratelli cristiani nel Medio Oriente o in Egitto accettano persino il martirio del sangue. Pensiamo ai 19 martiri algerini, pensiamo a quanti fedeli la Chiesa copta perde.
loro sono come fiduciosi che la grande coscienza che il sangue dei martiri è seme di cristiani, che accettano persino il martirio del sangue o richiamano e raccomandano, come faceva il padre de Cherche, almeno il martirio della speranza, che la nostra vita sia tutta data nella speranza fondata su Cristo. La speranza, la virtù bambina di cui parlava Peggy, che trascina per strada persino la fede e la carità. Allora, paradossalmente, quel che sta succedendo nella nostra cosiddetta società dello sviluppo evoluta in Europa, in Nord America, eccetera, che è questa dimenticanza profonda del senso della vita, che ha portato con sé anche un indebolimento antropologico e una perdita di senso di fede, è un dolore che per un certo verso ferisce anche di più, perché è come se i tesori più belli rischiassimo di buttarli via.